un nuovo video ricettina. Sono qua nella mia cucina shabby chic per farvi questo video di una cosina per le labbra, perché in pratica mi è capitato di vedere, sapete che io curioso sono molto anche fra i prodotti in commercio e mi piace di riprodurli, soprattutto quando vedo dei prodotti in commercio che sono di così semplice autoproduzione, che contengono pochi ingredienti, veramente facili, casalinghi, che tutti noi abbiamo nelle nostre cucine e costano tantissimo. Quindi dico, aspetta un momento, perché le ragazze devono spendere tanti soldi per comprare un prodotto che magari mescolando due o tre cosine assieme ce l'hanno e proprio risparmiate tanti tanti soldi? Quindi perciò ho pensato di farvi questo video, che è davvero super super semplice per le vostre labbra, ed è un rimedio che appunto veniva spiegato per ingrandire le labbra, per dare un effetto volumizzante alle labbra e contemporaneamente per rimuovere tutte le pellicine, quindi per avere labbra morbide e idratate, perché molto spesso non basta un balsamo labbra, soprattutto in inverno o comunque quando c'è un clima che secca la pelle, seccano anche le labbra, e molto spesso il balsamo labbra non basta. Infatti io consiglio sempre, quando avete le labbra molto screpolate, molto disidratate, fate anche lo scrub sulle labbra. Lo so che è una cosa che magari uno non pensa, perché dice, beh, lo scrub si fa sul viso, invece no, si fa anche sulle labbra. Molto spesso serve più del balsamo labbra. E poi se ci dà anche questo effetto volumizzante di ingrandire le labbra, tanto di guadagnato. Allora ragazzi, iniziamo subito. È molto molto semplice. Prendiamo una ciotolina. Per prima cosa lo zucchero. Io utilizzo lo zucchero di canna perché ovviamente sapete che a casa mia io non uso lo zucchero bianco, perché comunque fa male eccetera, quindi non lo uso, quindi c'ho solo questo qua. Ma questo è anche consigliato, che dato che lo dobbiamo mettere sulle labbra, così in questo modo anche se lo dovessimo ingerire va bene. Lo zucchero integrale di canna è anche più delicato. Quindi prendete questo qua, appunto puro, è molto molto sottile, quindi non mi fa un effetto troppo scrabbati, appunto, non so come dire altrimenti. Quindi ragazzi, qua dentro ci vado a mettere un po' di zucchero di canna. E a questo punto ragazze metto il miele. Il miele è veramente fondamentale, perché è quello che va proprio a lenire tutte le segnette, le cose. Il miele è molto ristrutturante. Vado a mettere l'olio. Io utilizzo olio extravergine d'oliva perché è uno dei migliori dal punto di vista del nutrimento, è molto molto nutriente, e poi perché immagino che chiunque di voi ce l'abbia in casa, ma comunque se non ce l'avete potete utilizzare un qualsiasi olio vegetale, come quello di jojoba, quello di argan, quello che volete voi. E come al solito consultate anche il mio blog www.calitadolce.com, dove vi faccio sempre un post correlato con tutte le sostituzioni, informazioni utili, appunto modi di utilizzo e tutte le cose che insomma mi sono dimenticata di dire del video. Ultima cosa che vado ad aggiungere ragazze è la cannella. La cannella è l'ingrediente proprio magico, diciamo, di questa ricetta, perché appunto la cannella ha un effetto vasodilatatore ed ha questo effetto appunto volumizzante sulle labbra, appunto apparentemente sembrano appunto più grandi. Molto molto carino, ad esempio se lo fate non so, sabato sera prima di un'uscita, lo fate questo prima di applicare il rossetto, non solo vi toglie tutte le pellicine che sono antiestetiche quando mettete il rossetto, se le labbra non sono perfettamente morbide e idratate è molto molto brutto, e poi vi dà questo effetto volumizzante, quindi acchiappate. Nella ragazza ne basta veramente un pizzichino, non ne mettete troppo, che se no vi trovate con le labbra tipo siliconate alla Pamela Anderson, oppure alla parete, che ci vedete voi. Ragazzi, quindi adesso andate a mescolare, adesso vado a mettere in questo contenitorino, perché questo qua lo potete conservare anche per più giorni, cioè non è che lo fate, lo dovete consumare, anche perché ne basta veramente veramente poco. Cioè lo fate, ve lo fate tipo, non lo so, un paio di volte a settimana, quando volete voi, e così lo potete anche conservare per più tempo, dura tranquillamente senza conservante. E a questo punto ragazzi lo vado anche a provare, perché vi voglio proprio far vedere l'effetto molto molto carino sulle labbra. Ok. Ci
faccio anche in questo modo, ragazzi. Utilizzo uno spazzolino e ovviamente non uso per i denti, ma è uno di quelli che danno un sezzetta negli alberghi. Io mi conservo tutto, non butto nulla. Andate a mettere la vostra pappetta sopra e spazzolate sulle labbra. In questo modo, ragazzi, l'effetto è ancora più esfoliante, perché proprio andate direttamente a massaggiare il vostro scrub sulle labbra. Quindi praticamente attraverso l'uso dello spazzolino diventa ancora più scrubbante, ancora più efficace. Però comunque potete farlo tranquillamente con le mani, eh? Se sentite un po' pizzicare è normale, proprio l'effetto della cannella sta facendo effetto, devo stare impolpando le labbra. Labbra non solo diventano più voluminose, ma diventano anche più colorate, rosse. Quindi diventa un effetto bellissimo. Comunque lasciatele in posa anche qualche minuto. Molto buono, anche un buon sapore. Vedo voi di leccarlo. Lo togliete con un po' di carta o un tovagliolo. Guardate che carino l'effetto. Le labbra sono proprio colorate e voluminose. Adoro, adoro troppo, veramente troppo troppo carino questo rimedio. Spero tanto che vi piaccia, mi raccomando, se lo provate fatemelo sapere. Se vi è piaciuto questo video mettetemi un bel pollice in su. Portate i miei video di cosmetici naturali fatti in casa, così vi faccio tante altre ricette. Se avete delle richieste potete lasciare nei commenti. Io vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Baci voluminosi.